Buonasera, buon sabato, benvenuti in nuovo appuntamento con il nostro talent show. Per chi non lo sapesse, ed è imprigionabile, nel senso che ormai siamo 2 anni che siamo in onda, quindi è abbastanza nota anche la mission della nostra trasmissione, quello di offrire vetrina ai giovani talenti, soprattutto canori di Calabria. E anche questa sera avremo delle nuove proposte, avremo dei volti nuovi. Però vogliamo cominciare in maniera inconsueta questo nostro appuntamento, anche perché, ecco la ragione, subito spiegata, perché è un artista internazionale che è venuto a godersi la festa della propria cittadina, della propria città natale, e poi è dovuto subito ripartire perché ha tutta una serie di concerti in questo periodo in giro per il mondo. Di chi parliamo? Parliamo di Daniele Carabetta, che è un giovane sangiovannese che è venuto a esibirsi in occasione della festa patronale di San Giovanni di Gerace in onore di Maria Santissima delle Grazie. Lui è un fisarmonicista, ma è un grande fisarmonicista, certificata la cosa dalla vittoria alla 69esima Coppa Mondiale, concorso per fisarmonicisti. E lui appartiene ad una congrega importante, la più importante, la Confederazione Internazionale dei Fisarmonicisti, ed è venuto ad esibirsi esattamente venerdì 15. Ora noi, dicevo, in maniera inusuale, abbiamo questo nostro primo ospite della puntata in esterna. Ha curato la cosa, il servizio, il nostro direttore Giovanni Pitteri, che è andato a intercettarlo proprio sotto il palco che è stato allestito in occasione della festa popolare. È stato il primo concerto musicale di tutta una serie in occasione di questa nuova edizione 2017 della festa di Maria Santissima delle Grazie. Lo sentiamo, lo abbiamo intervistato e poi sentiremo anche la sua interpretazione direttamente al palco di San Giovanni di Gerace. Daniele Carabetta. Amici di Talent Show, vi faremo ascoltare alcuni pezzi di ragazzi di San Giovanni di Gerace, ma che per il mondo riescono a portare avanti un'arte. Il tempo libero lo trascorre con la fisarmonica, questo nostro giovane. Abbiamo qui una bella cartolina, si chiama Daniele Carabetta, è un concertista e il suo strumento preferito è la fisarmonica. Questo ragazzo viene per le feste a San Giovanni di Gerace, accompagnato dai genitori, ma nello stesso tempo vi diciamo che cosa ha prodotto e che cosa ha fatto. Ha vinto il premio internazionale della fisarmonica a Castelfidardo, era la 40esima edizione, Klingenthal Germania ha vinto ancora un eccellente premio, però la sua medaglia preferita o il suo premio ambito è il premio che ha vinto in Russia alla 69esima edizione di un coupé mondiale. È un virtuoso della fisarmonica, ve lo facciamo ascoltare ma nello stesso tempo anche vedere, ma la nostra trasmissione è registrata a San Giovanni di Gerace. Che cosa allora ci farai ascoltare? Vi farò ascoltare un brano jazz dal titolo Spain. Thank you.
Non sapevo che dovevo fare anche da presentatore per Pino Cagliano, ma lo faremo ben volentieri perché vi presentiamo ancora un altro campione di un organetto tutto particolare, e chi lo usa è uno dei maestri in tal senso, anche se la giovanissima età non lo dimostra. Si chiama Salvatore Pace, un ragazzo che è venuto anche lui a San Giovanni di Gerace, dalla vicina Basilicata, è campione italiano del 2015, campione mondiale del 2015, ha vinto il 41esimo premio internazionale della fisarmonica a Castelfidardo. Il titolo di questo brano è Confusion, quello di prima, questo invece Diatoniche Varieté. Abbiamo fatto ascoltare prima la fisarmonica di Daniele e poi l'organetto di Salvatore. Adesso tutti e due campioni del mondo che vi porteranno nelle vostre case una bella composizione, un qualcosa che si adatta soltanto a questi strumenti. Il titolo loro mi hanno detto che si chiama
diatoniche. Ascoltiamo.
Ed è arrivato il momento di presentare i nostri opinionisti, gli opinion leader. Intanto c'è una bellissima notizia, che questa puntata non c'è Samuele Lombardo. E sì, il Coppion vuole che insomma si è rammaricati, però noi siamo schietti e sinceri. Io lo sono e dico le cose per come stanno, magari in altre trasmissioni avrebbero compianto la situazione. Anzi, io vorrei ricordarlo, alla memoria mandiamo questa clip. Abbiamo i due classici protagonisti della trasmissione, Giovanni e Samuele. Samuele, saluta. So che stasera non ci sei, non sei dei nostri. Sono sempre in mezzo a voi, io. Io ho il dono dell'ubiquità. Sei obliquo, quindi. Sono obliquo, esattamente sono obliquo. Vabbè, fai un saluto a quelli che ci ascoltano. Se qualcuno ci ascolta, insomma. Beh, a parte i genitori, i parenti vari, penso che ci saranno anche altre persone, spero. Allora, perché devo andare in un posto per un impegno artistico preso in precedenza? Io comunque vi guardo sempre, anzi oggi con gli occhiali, quindi vi guardo meglio. Ci rivediamo alla prossima puntata. Mi è fatto piacere salutarvi e vi lascio in buone mani. Più o meno. Ciao. Ragazzi. So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei. Non so neanche se ti rivedrò o resterò soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. Se non è successo ancora, aspetterò quando è il momento e non sarà una volta sola, ma spero più che posso che non sia soltanto sesso. Questa volta lo pretendo, preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia. E se davvero prenderò il volo, aspetterò. Forse sei solo un'illusione, però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone, dolce più che posso, come il mare, come il sesso, questa volta lo pretendo, perché oggi sono io.
Ed eccoci alla parte artistica, il momento in cui andiamo a conoscere i talenti di Calabria. E cominciamo subito, vi presento la prima artista protagonista alla Talent di questa sera, Mariangela. Mariangela, raccontaci tutto o quasi di te, se non proprio tutto, almeno gli ultimi 40 anni di vita. Cominciando da? Dall'età. Da quello che fai nella vita, dalla formazione scolastica, non so, dagli hobby tuoi preferiti. Frequento il magistrale linguistico di Locri, e sì. Prendo lezioni di canto da quando ho 7 anni. Sì. Però ho incontrato la mia insegnante di canto soltanto all'età di 8 anni. Sì. E mi piace cosa molto. Ti piace più interpretare? Quali sono i tuoi pezzi, le star? Allora, io ho iniziato, cioè preferisco cantare in inglese perché le sento di più le canzoni inglesi. Però quando devo cantare canzoni in italiano, la maggior parte delle volte le scelgo in base al mio tono di voce. Ecco, non sarà forse per la regione, ecco, forse non. Proprio nel momento prima di cominciare, qualche secondo prima mi hanno informato che hai avuto una bella esperienza di vita in Australia. Sarà anche per quello che ti piace l'inglese? In realtà l'inglese mi è sempre piaciuto perché anche da piccola ascoltavo moltissima musica inglese, però da quando sono andata in Australia poi sono tornata qui. Hai perfezionato la lingua e quindi sì, ti è venuto più facile. Sì, perché ho frequentato la scuola lì, quindi mi è venuta più facile la benissimo. Pronuncia. E tu sei da sola questa sera, giusto? Sì, a interpretare cosa? No, in realtà sono con Luca. Pensavo fosse la gente della CIA, quindi, ah, quindi lei, cioè, voi suonate, cantate, state assieme, un duo? Sì. Ah, io ero pronto per ricevere, pensavo fosse la gente della CIA, sai, gli affari burocratici che vanno subito tempiuti. La ah, quindi CIA, devo, e tu chi sei? Tu sei Luca, quindi? Io sono Luca. Ah, Luca, cosa fai Luca, qui invece? Io suono il pianoforte, la pianola, sostanzialmente. Da... Ma sul serio fai finta, no? Sul serio? Accompagni in maniera molto sì, seria. Sì, sì. E tu come ti sei scoperto questa tua preferenza? Io ho iniziato a suonare alla scuola media di Geragio, ho frequentato la scuola media di Geragio, che c'è il corso musicale pomeridiano, ho iniziato a suonare il pianoforte lì. Diciamolo, rimarchiamolo, ritorniamo su questa faccenda perché un po' come l'educazione fisica, la musica in tante scuole, finora c'è sta nomea che non si fa a dovere, invece ci sono certe scuole si dove si fa per bene, grazie anche agli insegnanti, no? Magari non ci sono gli strumenti, ma ci sono gli insegnanti certo. Capaci, che hanno passione, che riescono a trasmettere comunque la professione, poi a un certo punto anche. Però certo. Luca? A Geragio la musica è una tradizione, ad esempio la città di Geragio ha due bande, e gli insegnanti sono molti, credo che quasi ogni geragese sappia suonare uno strumento. Luca e Mariangela, come vi siete conosciute artisticamente? In quale festa popolare? Nessuna. Nessuna. Ok, a scuola musica. Ah, ecco. Ok, io suonavo, lei cantava, abbiamo fatto un saggio, abbiamo fatto ecco, un pezzo assieme e da lì poi... E la cosa ha funzionato subito e quindi siete messi assieme. E cosa ci farete sentire questa sera? Questa sera abbiamo portato due pezzi di Adele. Sì. Sono Someone Like You e Hello. E vi sentiamo subito, prego. Cominciamo col presentare Mariangela e Luca, cantante di lungo corso, Ernesta Castanò. E allora, buonasera a tutti. Io sono Ernesta, per chi non mi conoscesse, eccomi qua. E io ho l'onore e il piacere di essere qui stasera e presentare, al posto ovvio di Samuele, giustamente, che manca per motivi suoi personali, e... Con piacere presento il duo composto da Luca Matteo Rodinò e Mariangela Trichilo. Allora, pianista Luca Matteo Rodinò, nato a Locri il 20-12 del 2000. E la voce invece Mariangela Trichilo, nata a Melito di Porto Salvo il 18-6 del 2002. Questo duo nasce nel 2015, quando Luca e Mariangela si conoscono a scuola di musica e quindi provano insieme una canzone, iniziano a fare qualcosa insieme. Questo gruppo poi si scioglie dopo pochi mesi perché purtroppo il pianista Luca cambia scuola e allora Mariangela parte per l'Australia, quindi si perdono di vista. Allora, quest'estate poi si rincontrano, l'estate del 2017, i due si rincontrano e riprendono l'attività musicale. Stasera ci presenteranno due brani. Il primo brano, infatti, in questione che portano è un brano di Adele. E il titolo si chiama il titolo di Adele Hello e canteranno Luca e Mariangela. Il secondo brano, invece, in questione è Some Lucky You, sempre di Adele. Per voi, signori, il duo Luca Matteo Rodinò e Mariangela Trichilo.
it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Typical me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever get out of town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So you found the girl and you're
Ernesta, Giovanni, che pensate di Mariangela e Luca? Allora, un bel duo. Mi hanno molto emozionata perché giustamente sono giovani, vedo due giovani che avranno secondo me una lunga carriera. Quindi glielo auguro, anche perché già iniziando da ora, che hanno già
le basi, anche perché giustamente Mariangela, se non sbaglio, fa scuola di canto, quindi anche Luca, e mi hanno veramente emozionata, anche perché hanno scelto dei brani molto difficili, soprattutto sia per i testi sia per la pronuncia, e anche Luca stesso ad accompagnare dal vivo giustamente non è molto facile. Per me è un giudizio abbastanza positivo, diciamo. Giovanni? Dicevo la scorsa settimana, c'è sempre il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Io purtroppo passo sempre per il poliziotto cattivo. No, in realtà non sarò particolarmente cattivo, vista la giovine età. Direi che siete andati tutto sommato bene. Hai cantato abbastanza bene l'inglese, e questo è molto difficile. Vabbè, sarà il fatto che sei stata in Australia, quindi direi che il problema è uno. Io trovo, magari perché avete iniziato da poco, poco feeling tra di voi, quindi poco incastro tra piano e voce. Per esempio, Luca, ti vorrei più colorato col piano, meno essenziale, e in maniera che studiaste il pezzo in maniera da incastrarvi tra le pause, cioè rendere l'esibizione più armoniosa, molto bella, comunque molto emozionante, però tecnicamente proprio il piano deve riempire di più e coprire gli spazi dove non c'è la voce, altrimenti diventa il pezzo, per quanto lungo l'avete fatto, diventa un pochino noioso, ok? Per il resto a me andava bene. Piccolo break e poi l'altro talento. Passiamo a Claudia. Claudia, buonasera. È la seconda cantante di questa sera. E Claudia, parliamo un po' di te. Tu come nasci artisticamente? Come hai cominciato? Allora, artisticamente all'età di 10 anni ho iniziato a suonare il pianoforte da una maestra, Gina, che se ci sta vedendo la saluto anche con tanto affetto. Poi, quindi a suonare il pianoforte. Poi a 14 anni ho iniziato ad appassionarmi al canto. Era una passione che avevo sin da piccola, però poi ho cercato di studiare per imparare qualcosa e perfezionare anche un po' la tecnica. Noi con la nostra trasmissione vorremmo candidarci ad un premio importante, perché la mission nostra è unica in questo versante, perché noi offriamo la vetrina a loro, ai giovani talenti di Calabria, pochi altri lo fanno, forse nessuno, non lo so, e ne approfitto anche, il gancio qual è? Qual è quello di conoscere quanti e quali concorsi veri importanti abbiamo in questo lembo di terra, che vi offrono occasione per mostrarvi al pubblico e per farvi apprezzare. Allora, io personalmente ho partecipato l'anno scorso a un progetto che è stato portato avanti a Locri in occasione della festa parrocchiale per la Madonna del Carmelo, era Canta Locri, ed è stata un'iniziativa nella quale abbiamo partecipato tantissimi ragazzi, non c'era limite di età, e veramente abbiamo potuto tirar fuori talenti che magari tutto il resto dell'anno sono sopiti, magari tenuti sotto la cenere perché non c'è
modo di poterli esternare. Quest'anno c'è stata anche un'altra occasione all'Ocri, però non ho partecipato per limiti di età. Però ci hanno partecipato in tanti, il Carmelitano d'Oro, esatto, fino ai 18 anni. Esatto, fino ai 18 anni i ragazzi hanno potuto esprimersi al massimo. È stata una bella competizione, assolutamente. Fino ai 18 anni, poi magari ripensiamo pure a qualche formula, sì, perché insomma non si può essere in età pensionabile dai 18 in esatto. su, dal punto di vista artistico. Vabbè, comunque, già è importante che ci siano questi, questi eventi. Sì, importantissimo. Chi sono i big della canzone italiana? Allora, big che della momento canzone... è per la canzone italiana? È un momento di stasi, diciamo. Adesso che viviamo questo enorme sconforto del Conti che non fa più Sanremo. Esatto, vabbè, no, non è sicuramente quello il problema. Diciamo che penso che il boom della musica italiana ci sia stato tra gli anni, negli anni 70, infatti 60-70. Io questa sera ho portato anche un brano di Mina. Viaggi sul velluto. Vabbè. È stata questa esplosione negli anni 70. Sì. Questa defragazione, poi non è rimasto nulla, no? È rimasto qualcosa sicuramente, però sempre sugli strascichi di quella musica che secondo me è stata la più importante per il panorama italiano, sicuramente. E poi tanto commercio, tanta elettronica. Poi adesso, esatto, tanta musica commerciale, tanta roba facile. Diciamo che è tanto cambiato il panorama musicale, è molto cambiato. Quindi. Tante spinte a destra e a sinistra, anche, insomma, è diventata un'altra la musica italiana. A proposito di musica, ci vuoi sentire stasera? Stasera ho portato due brani, allora uno è del 2012 di Arisa, ha partecipato a Sanremo col brano La Notte, e invece il secondo brano appunto è di Mina, 1971, Amor Mio. Chi è Claudia? Ernesta Castanò. Allora, diciamo subito, Claudia Giulia Tallura chi è? Nasce a Locri il 29 del 1993. Inizia a suonare il pianoforte all'età di 10 anni e 4 anni dopo comincia anche con lo studio del canto. Partecipa per 5 anni consecutivi al saggio musicale locrese, partecipa anche a varie esibizioni canore in occasione della festa patronale a Cimina e in altre feste sempre patronali, e partecipa anche al festival Canta Locri nel 2016. Il primo brano che ci presenta questa sera è del 2012, interpretato da Arisa. È un brano che ci parla della solitudine di una donna, che mette in evidenza la sofferenza di un amore e l'affollarsi dei pensieri durante un preciso momento della giornata, che è la notte. Quindi il brano in questione, La Notte, di Arisa. Il secondo brano invece è un brano del 1971 della grande regina della musica italiana, Mina. Stiamo parlando del brano Amor Mio, che parla anche di un amore conflittuale di una coppia che, nonostante i problemi, decide di andare avanti lo stesso. Per voi questa sera, Claudia Tallura. Risposta non c'è, e sta leggendo dagli occhi, e
quando arriva la notte, la notte, resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, se c'è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà.
che corre, guardagli in viso. Tanto felice che sembra che sia paradiso. Amore, adesso tu ridi, il fuoco si è acceso. Amor mio, amor mio, amor mio, basto io, e l'amico c'è rimasto solo Dio. Stretto al mio seno freddo non avrai, no tu non tremerai, non tremerai. Amor mio, basto io. Il resto da Castanò. Chi è Claudia? Allora, Claudia è una ragazza, la conosco, se io sono di parte purtroppo, lo devo dire, la conosco da tanti anni perché è una ragazza in gamba, l'ho vista crescere pure, quindi, non perché io sono vecchia, per carità di Dio, però giustamente io dico quello che sento, quello che vedo soprattutto, è stata molto brava, perché ha fatto sue le canzoni, quindi già è una cosa importante, perché è giusto anche che non si imitano le cantanti soprattutto, e che facciano suo quello, cioè soprattutto ha scelto due pezzi straordinari. Il pezzo di Arisa è favoloso perché l'amo anch'io Arisa, e anche Mina, quindi sono due pezzi importanti, due pezzi difficili, interpretati bene da Claudia. Brava. Ricordi la storia del poliziotto? No, no, allora, a differenza di degli altri due ragazzi, di Luca e Mariangela, in cui ho fatto un giudizio cumulativo, io devo giudicare due cose, perché hai scelto due canzoni che sono diametralmente opposte. Canzone numero uno. La canzone di Arisa, secondo me, è più adeguata alla tua voce la canzone di Arisa rispetto a quella di Mina. Un puntiglio. Per essere puntiglioso, se fai dei gorgheggi o improvvisi con la tua voce, altrimenti non sono, ripeto, l'interpretazione, quando arrivava il momento dei gorgheggi cercavi di fare Arisa ma non è nelle tue corde, e quindi io me li sarei risparmiati, scusa, non volevo essere cattivo. Su Mina, che dire, è Mina, io sono sempre super critico, l'hai fatta abbastanza bene, chiaramente quando si ascolta Mina ci si aspetta di sentire Mina, e l'atmosfera del pezzo di Mina, per cui per nulla togliere un piccolo puntiglio, le basi, più belle, queste erano, insomma, si sentivano poco bene, va bene, per il resto direi abbastanza, grazie, abbastanza bene. Grazie bene. Mille. Break e poi il rompete le righe, rompete le righe. We'll be right back.
siamo arrivati al capolinea. Ciao a tutti, ci vediamo sabato prossimo, a meno che non venga rapito dagli alieni come Samuele. Ciao da parte mia, buona serata, buon sabato sera e alla prossima. Ciao. Tutti i sabati 21:30 Tane Show, Telemia.